Durante i governi di centrosinistra, a parte il fatto che si sono fatte molte più riforme di quante se ne siano mai fatte dopo, e privatizzazioni, il paradosso italiano che è stato il centrosinistra a smontare l'IRI, non la destra che si definisce liberale, privatizzazioni, liberalizzazioni, riforma delle pensioni, ma noi abbiamo portato la lira nell'euro, con la sinistra nel governo. Noi abbiamo compresso la spesa pubblica. Quei risultati lì, il debito pubblico quando andò al governo Ciampi era oltre il 120% del PIL. Progressivamente, alla fine del decennio, era al 109%. Noi abbiamo avviato una politica di progressiva riduzione del debito. E la spesa pubblica globale, lo dico perché questo è un dato molto interessante su cui bisognerebbe un po' riflettere, alla fine del decennio era il 46% del PIL, oggi è il 53%. Cioè, dopo 10 anni di governi di centrodestra, ed è un dato paradossale perché la destra in tutta Europa normalmente riduce la dimensione del pubblico. La spesa pubblica è di 7 punti maggiore rispetto a quella dell'ultimo governo di centrosinistra. Allora, una qualche riflessione un po' meno propagandistica sul fatto che dopo 10 anni di governo Berlusconi abbiamo 7 punti in più di spesa pubblica, 3 punti in più di pressione fiscale, perché questi sono i dati, cioè il contrario Sì, ma esatto scusa, di quello che voi avevate raccontato, il grande sogno vorrei italiano. fare un'osservazione. Forse una Ah, riflessione va fatta, vorrei no? fare Cioè ci un'osservazione. vorrebbe un governo di Vorrei destra. fare un'osservazione No, metodologica. ci vorrebbe una destra europea e non ce l'abbiamo, Vorrei fare diciamo. Come direbbe un'osservazione Michio Oliassi, metodologica. se avessi un Scusa, governo di destra. vorrei fare un'osservazione metodologica.